prese scontato l'offerta divide, perché qui ci sono più leader che leader. Silvio ritorna in versione wifi, la prima amnesia non si scorda mai. La gente che conta quest'anno va a Mykonos a fare l'hippie fumando l'origano. Sarà l'allergia che ha giocato d'anticipo. Per questi occhi rossi non c'è antistaminico. E poi Donald Trump si allena con il risico, se non è al pentagono lo trovi al poligono. E tu ti senti spaventata come minimo, come quando fa sobrisi ti chiede il curriculum. Oh, tenere alta la bandiera, gli azzurri sono ritiro a Formentera. No, la donna è una sfiga vera, è solo un'altra storia italiana. L'estate che cerchi non è lontana, la gente per nulla lo sai si innamora. Se vieni dal mare ti stiamo aspettando con l'acqua alla gola, ti racconteremo una storia italiana, vedrai che il lavoro nemmeno ti sfiora. Il passaggio al Napoli nel 2007, se non sbaglio, che cosa ha rappresentato per te? Rappresentato un sogno da bambino, che un po' tutti i napoletani covano per il mito di Maradona, per quello stadio, per la passione che hanno i napoletani per la propria squadra. Ma quando hai indossato la maglia per la prima volta sei entrato nel San Paolo, no? Con lo stadio pieno. Sì, tu venivi magari da Lecce, però sicuramente Lecce è una bella piazza, però il San Paolo è un'altra cosa. No, sono stato un boato del San Paolo. Sì, ma più l'emozione, perché da tifoso, dalla curva, passare in campo, no? Sono pochi metri, ma c'è una bella differenza. Ma c'è un abisso. C'è un abisso. Perché quella maglia addosso per i napoletani pesa tantissimo. Senza nulla togliere a Lecce, che è una piazza caldissima, calorosissima, con tifosi eccezionali, quindi è un'emozione diversa, nonostante a Lecce si sia cresciuto e mi sento anche abbastanza leccese, visto che ho famiglia qui, quindi sì. Il calore dei leccesi è grande come quasi quello del Napoli. Però quando si dice spesso che il tifo è importante, soprattutto quello casalingo, no? Da una mano, però il Napoli con quella tifoseria quanti scudetti avrebbe dovuto vincere? Con la tifoseria tanti, purtroppo i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, ma non sempre giocano. No, purtroppo non scendono in campo, quindi ci sono tanti fattori che vanno oltre il tifo. Di quel Napoli chi è che ha sfondato, Ermi? Con chi ha giocato? Ho giocato con Cavani, Lavezzi. Attualmente c'è Hamsik. Insigne era un ragazzino, che c'è un aneddoto che io gli consigliai di andare con Zeman al Foggia, e poi da lì è esploso lui con Zeman, conoscendo le qualità di Zeman per gli attaccanti, sì, di andare subito. Tu devi andare là. Sì, si vai subito, non ci pensare nemmeno due volte, perché sarà la tua fortuna, e così è stato. Con chi ti senti? Di loro ti senti con qualcuno? Ah, c'ho tanti amici ancora a Napoli, con Marek ci scambiamo messaggi di auguri per le feste, sperando che a breve gli possano mandare messaggi per questa stagione, sperando sia fortunata. Beh, Zeman non esalta solo le punte, esalta anche i terzini. Sì, sicuramente. Diciamo che è stata una bella stagione. Sì, no, la ricordo con... Poi voglio mettere un dito nella piaga, lo voglio dopo. Forse è stata la tua più grande stagione in Lecce, quella con Zeman, no? Sì, lui lavora benissimo. La prima squadra parlo. Sì, lavora benissimo con i giovani, sì. Esalta le qualità dei giovani. Quindi quell'anno lì facevamo tutti bene. Io ero ragazzino, sposavo magari in pieno le caratteristiche degli esterni di Zeman. Qualche volta giocò anche abruzzese sull'esterno, se non sbaglio. Sì, no, c'era anche Giuseppe, con caratteristiche diverse, magari più difensore di me, quindi in alcune partite ha giocato anche lui. Ma io volevo sapere una cosa, Francesco, poi chiudiamo la parentesi Zeman, che per noi è molto dolorosa. Quel famoso Lecce Parma, Zeman dietro la panchina, ma voi dal campo come l'avete interpretato? No, come lui che voleva dire? Che non si è mai capito. Ma lui avrà intrapreso male qualche... Cioè noi, se, le voci che giravano, no? Che noi dovevamo dare la partita al Parma perché erano salvi. Sì. A questo punto non gli facevamo fare lo spareggio. Se facciamo vincere, se
se vogliamo fare un favore a loro. Quindi lui aveva, cioè lui ha pensato che i giocatori, cioè che voi in campo vi siete rilassati. Sì, come ci fossimo fermati per, sì, per non vincere, per fare un favore a Parma, ma così non è stato. Perché si vediamo i gol, sono stati sei gol pazzeschi da entrambe le parti. Quindi... Però che stagione è stata per voi dal punto di vista, diciamo, politico? Nel senso che nella prima parte di stagione il Lecce, cioè, è pazzesco. Poi è stato massacrato. Sì, è stato due campionati. Due campionati. Cioè l'andata eravamo in altissima posizione di classifica. C'era tanto entusiasmo in città, anche tra di noi. Poi... Eravamo terzi nel giro di... Sì, diciamo qualcosa si è rotto forse la cessione di Bocino, poi Bucini ci ha esploso. Poi sono successi, io ricordo un rigore fischiato a Conan, se non sbaglio, no? Non ricordo se era lui. C'è un rigore fuori area, nettissimo fuori area, è fischiato rigore. Cioè, quindi c'è stato proprio un cambiamento nei nostri confronti. Sì, diciamo che davamo fastidio a un parecchie squadre. Perché sta banda di giovani, sì, da Lecce, in realtà piccola, andava in corsi a Roma, a Milano. Sicignano che parò il rigore. A Totti, lo Scavino. Sì, i giovani di torno c'è stato un calo, c'è stato. Magari anche da parte di tanti giovani, sai, stare lassù per un giovane in quelle posizioni non è facile. Tremolo. Quando vedi gli articoli di giornali che si parla di Champions addirittura, ricordo ancora. Poi non c'era ancora Viene da Lecce. Io però sì. Peraltro, chiudendo la stagione di Zeman, sì, e approfittando della presenza di Erminio, io di quella stagione ricordo un episodio che comunque, tra virgolette, è entrato un po' nella storia. E proprio in quell'episodio c'era Erminio. Io ricordo, ora ci arrivo Erminio, ricordo la faccia scioccata, quasi quella piccola abbronzatura che avevi, l'avevi persa. Ho capito già, a Messina direi. Bravissimo, quel brutto infortunio di Giampaio. Io mi ricordo la scena con te che... Io sono stato malissimo. Sei rimasto scioccato. Noi dalla televisione eravamo, si vedeva questa ferita aperta, non immagino tu dal vivo che cosa hai visto. Sì, sono rimasto scioccato veramente perché era una ferita grandissima e aperta, non capivo come fosse successo perché eravamo fatto spalle e spalle, un contesto normale di gioco. Prima tra l'altro con Giampa, con Mimmo, mi sono trovato a giocare insieme due anni dopo a Modena, abbiamo giocato insieme, sono felice di vederlo giocare di nuovo perché... Ho pensato al peggio, ho detto sto ragazzo non giocherà più a calcio. Tipo 120 punti interni esterni. Sì, un infortunio bruttissimo. Poi per fortuna non ha toccato dei punti particolari della coscia, quindi è andata bene, dai. Però è stata una giornata pure quella pesante perché giustamente lo stadio si era scagliato contro di me, pensando avessi fatto apposta, sì. Ma tu, Vittorio, non stai sentendo Profumo? Sì, ti sei profumato. No, vabbè, al di là di quello, però Profumo di campione d'Italia. Cioè lui dove è andato nel settore giovanile era l'uomo, cioè come la gente, fortuna. No, le società si prendevano Ibrahimovic per vincere gli scudetti, invece c'erano le altre società che invece si prendevano Rullo per vincere gli scudetti, cioè il Lecce si è preso Rullo, poi l'Inter si prende Rullo e vince lo scudetto. Ma come l'ha vissuta questa tua, diciamo, parte di vita calcistica? Sono stato un po' il Maldini della primavera, eri un Rullo confessore, ho vinto un po' tutto, sì, in quegli anni. A parte tre scudetti consecutivi, che poi siamo in due in Italia, abbiamo vinto tre scudetti di fila. C'è stato anche la Coppa Italia, il Viareggio, Supercoppa. Sì, sì. È stato un bel momento. Sì, sono degli anni particolari. Poi il cavallo della prima squadra, quindi con festeggiamenti anche del Lecce che vinse il campionato. Ma è stato più bello vincere con il... Ora, al di là, che dirai, sì, il Lecce. Ma è stato più bello, dai, vincere con il Lecce o con l'Inter? Con l'Inter forse era un po' più scontato rispetto al Lecce. L'Inter non dico abituata, ma quasi. Ogni 3-4 anni comunque non ci ho detto. Lecce era una cosa impensabile, se qualche anno prima ci dicessero vincete lo scudetto, Supercoppa, ma dove andiamo? Sì, sì. E invece col lavoro di Corvino, la società, con il lavoro di Mister Rizzo, con un grande gruppo che avevamo, perché avevamo un grande gruppo, senza gruppo non si vince niente, con i tifosi che venivano a Calimera, ricordo ancora tanti tifosi che venivano a Calimera, sì, a vederci. All'epoca erbetta naturale, eh? Erbetta naturale, sì. Abbiamo fatto cose pazzesche per una città piccola come Lecce. Forse quando in quel momento non si comprende bene, no, quello che si è fatto, cioè un po' come quando dicono i campioni del mondo del 2006, non ci rendevamo, adesso ci stiamo rendendo conto di quello che abbiamo fatto.
tu adesso ti stai rendendo conto che comunque quello è storia ormai, cioè è praticamente impossibile. Sì, oggi perché vediamo adesso, sì, infatti, vediamo adesso il Lecce, Lega Pro, settore giovanile che fa la Beretti con squadre non professionistiche quasi, ma squadre di Serie C. Quindi sai, sembra così lontano, un po' come hai detto del discorso dei mondiali, no? Più passeranno gli anni e più diventerà amplificato questo successo che abbiamo avuto in quegli anni, sperando che poi il Lecce torni a quei livelli sicuramente. Il tuo ritorno a Lecce, come lo hai interpretato? Perché non è andata come speravi probabilmente? Sì, diciamo che venivo da un brutto infortunio a Modena, dove ho rischiato anche di non giocare più, brutto infortunio, sono un anno fermo, quindi per me era importante allenarmi con continuità e cercare di giocare. Poi sono capitato una stagione dove eravamo costretti a vincere, ci siamo arrivati vicinissimi con la finale di Frosinone, io ho trovato poco spazio, però per me era importante, ripeto, allenarmi, trovare continuità, perché stando un anno fermo poi diventa difficile recuperare. Sì. Inizio anche bene la stagione con Moriero, che per me individualmente che stavo giocando, poi c'è un infortunio, cambio allenatore. L'esplosione di Walter Lopez, che sì, pure fece un grande campionato. Benissimo, sì. Sta confermando ancora ora che sta facendo benissimo anche in cadetteria. È un animale. Sì, è un animale. Ha giocato le porte, ma si vedeva anche qui. Quindi ripeto, per me era più un modo per mettermi in condizione fisica e poter dare una mano a Lecce. Però ripeto, non è stata felicissima per me, ma soprattutto per il Lecce, che non riuscimmo a salire di categoria. Ermino, ma in percentuale? E da allora non è cambiato niente ancora? Allora, ancora no, purtroppo ancora no, speriamo bene. In percentuale la tua esplosione a livello professionistico tra te, Robertino Rizzo e Pantaleo Corvino, come la suddivideresti? Cioè, quanto è di peso da Rullo, quanto da Corvino, quanto anche da Rizzo che credeva in te? Ma sicuramente la politica della società mi ha favorito, perché un giovane giocatore di prospettiva, una squadra di Serie A lo manda in prestito, no? In Serie C a farsi le ossa. Invece il Lecce ha sempre creduto nei giovani e mi ha dato la possibilità di giocare subito. Poi è chiaro che devi trovare l'allenatore che crede in te, devi essere bravo anche tu a sfruttare la situazione, i momenti, perché in quelle categorie possono darti una possibilità, ma se non la meriti o la sfrutti, ritorni al punto di partenza. Quindi suddivido i meriti, ma non solo in Corvino e Rizzo, anche in altri personaggi che c'erano prima, Dimitri, Don Damiano, il tuo Sebastian Bonus, che ha fatto un grande lavoro con i giovani, e c'è tanto dietro, quindi partendo da tutti gli allenatori che ha avuto, alla società Semeraro che c'era prima, è sempre che dovrei giovane, ha investito tanti soldi, quindi è merito di tutti e anche mio che ci ho creduto, e non è facile, ripeto, ci sono tanti giovani che sono passati dal Pastor Bonus, un milione di giovani, e in pochi sono arrivati a... Bocino è cresciuto probabilmente lì. No. Bocino sì, arrivò, sì. Lì aveva 12 anni, arrivò, sì. Ricordo ancora, non aveva niente con sé, ed era in camera con me, ragazzo... fortissimo. Senti, ma ecco, tornando sempre al solito discorso di questi eventi che accadono raramente, quando accadono poi entri nella storia. Ecco, c'è il gruppo WhatsApp Campione del Mondo 2006. Io volevo sapere se c'è il gruppo WhatsApp Lecce Campione d'Italia. Il gruppo non c'è, forse allora non esistono ancora i gruppi. No, però adesso volevo sapere. Sì, no, se... ma ci sentiamo con tanti ragazzi, siamo ancora in contatto. Ultimamente proprio Italo Mattioli, il biondino, ci siamo sentiti su Instagram, ci siamo rincontrati, lo stesso Agnelli che sta a Foggia, che sta facendo benissimo, sì, la storia, Giorgino, Vice Domini, no, sono tanti Cocchiù? Cocchiù no, ti sei perso? Siamo persi perché forse è andato all'estero, non so se sta più a Lecce, non credo. Il terzino destro come si chiamava? Billy, francese, anche lui sta in Francia. Con loro abbiamo perso un po' di contatto. Però un gruppo lo dovete fare su WhatsApp per me, no? Ce l'abbiamo, adesso fallo tu, adesso facciamo. Lo facciamo, mi metto lo pure facciamo, io. Lo facciamo, benissimo. Ci dai contatti di tutti, lo facciamo questo gruppo. Vabbè, anche perché c'è Sandro, Camisa, è capitano, sì. Dobbiamo organizzare. Pellè, te lo aspettavi? Pellè no, io sono sincero, adesso è facile dire, sì, io lo sapevo, sì. L'avevo scommesso. Ci credevo Pellè in lui. Aveva tante doti, era un giocatore strano, tra virgolette.
sì. Grosso e forte tecnicamente, fortissimo tecnicamente. Era un po' anomalo, no? Come sì. caratteristica. Però se ti devo dire la verità, non pensavo arrivasse a quei livelli, perché quegli annate là non era ancora prontissimo. Sì. Ma infatti lui, diciamo che non è stato pronto fino a che non è andato in Inghilterra. No, in Olanda aveva proprio esploso. Sì, con la Z. Ma dopo, con Koeman, no? Diciamo. Sì. Perché lo vide un torneo della nazionale, dove lo fece con lo scalino, sì. fece sì. bene. Poi l'attaccante, sai com'è, è andata bene ed esplode. Ovviamente esplode, è stato bravo lui negli anni, sì, ha fatto sì, tanti sì. gol. La nazionale ha fatto benissimo, sono felicissimo di lui e ripeto, non sono come gli altri a dire sì, sì, lo sapevo che arrivava. Io ci ho sempre creduto. Non lo sapeva nessuno. No, io pensavo fosse un buon giocatore, ma non a quei livelli. Quanto gliel'ha messo il rullo a Pelé? Siamo divertiti, dai. Era... non faceva tanti gol, però giocava tantissimo per la squadra. Si faceva sentire fisicamente. Sì, era grosso, un armadio. Poi Mattioli ci girava intorno. Poi c'era Rodia, un altro ragazzo. Rodia, anche Rodia. Rodia, ragazzino di provincia qua di Brindisi. Sì, lui non gioca più adesso, ha smesso. Mentre invece Ledesma che tipo era? Taciturno. Non si sentiva mai, campo e al campo. Si faceva sentire in campo però. Argentino tosto, forte tecnicamente, uno dedicato al lavoro, alla cultura. Mentre tu e tutti gli altri siete cresciuti pian piano, cioè, lui è arrivato a un certo punto, no? Fu portato da un agente. Sì. Fece arrivò in primavera già. Sì. Si allenava con noi il Rizzo, ma era arrivato per già la prima squadra. Era quella fascia sì. lì per la prima squadra. Dopo un po' di un mesetto tipo di prova, poi lo fecero firmare. In prima squadra, giocava con noi con la prima squadra. Mentre un giocatore che no, no anche Delio Rossi. So già chi stai dicendo. Anche vediamo. Eremenko. No, me ne va scendo. No. Parliamo sempre di chi un giocatore che poteva sfondare, non ha sfondato e siamo sempre lì in attacco. In attacco? In attacco. Vedi, perché poi si è perso, perché era un ragazzo molto silenzioso, taciturno, che forte tecnicamente. Forte. Delio Rossi ha detto è il mio Henry. Ah, Conan. Che fine ha fatto? Conan. E Conan dove sta? Cioè, voi sapete, avete notizie? È tornato in Costa d'Avorio. Ah, in Costa d'Avorio. È stato qua per qualche anno, perché ha avuto una bambina, se non sbaglio. Poi torna in Costa d'Avorio, casa sua. Ma che fa? Sì, è rimasto al mondo del calcio, non gioca più. Ecco, per esempio, quello è un ragazzo. Invece io volevo sapere quando finirai di giocare, perché adesso stai ancora giocando, che cosa pensi di fare? Rimani nel mondo del calcio? Mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio, sì. Adesso a luglio faccio il corso di allenatore a Coverciano. Sì. Studio già. Ho preso un po' da tutti i maestri che ho avuto. Che allenatore sarai? Sarò, l'allenatore purtroppo adesso. Tanto calcio... devi capire se vuoi lavorare con i giovani o con i grandi. Questo già. Invece di lavorare direttamente con i grandi. Anche se con i giovani si impara tanto, però mi piacerebbe iniziare con i grandi direttamente. Quindi l'allenatore con tanta voglia, vorrei trasmettere quello che ho preso io questi anni a. Giocatori che allenerò un giorno, sperando che allenerò, perché ma ti piace più essere un allenatore, diciamo, puntare sulla grinta, sul gruppo, oppure sull'individualità, cioè, come tipologia, a chi ti ispiri? Ma io il gruppo è la cosa principale per raggiungere gli obiettivi. È chiaro che bisogna avere sempre un'idea di gioco, trasmettere l'idea dei propri giocatori. Per dire adesso l'allenatore che mi piace, che ho giocato con, insieme sì. a Napoli è De Zerbi, sì. che stimo tantissimo, lo seguo da Foggia, dove faceva, giocare, benissimo, faceva giocare benissimo il Foggia, adesso è anche un allenatore carismatico, e per me l'anno prossimo andrà una grande squadra, non credo rimarrà Benevento in Serie B, quindi un allenatore come lui che conosco bene anche a livello personale. Lo vedo molto bene nel Napoli, come dopo Sarri. Sì, sì. Sicuramente magari secondo non sarà pronto ancora l'anno prossimo, sì. perché Napoli magari sai, sbagli due partite e bruci. Brucino subito. Vedi Napoli e poi muori. Ma in particolare. Diciamo che se dovessi darti un obiettivo temporale, no? Prima Lecce e poi Napoli, entro quanto tempo sulla panchina del Lecce, entro quanto tempo sulla panchina del Napoli?
quando si sogna. Sì, no, si sogna, ma infatti lo sogno anch'io, di allenare queste grandi squadre. Adesso vediamo che tanti allenatori giovani non fanno più gavetta, no? Uno o due anni si trovano in Serie A, e ce ne sono tanti ormai. Forse anche giusto, se meritano. Viene dato vengono date molte opportunità ai giovani. Sì, tanti giovani. Guardiola l'ha fatto da apripista. Sì, ho avuto anche Bucchi come compagno di squadra, che ha fatto bene quest'anno a Sassuolo, è stato esonerato. Però ha fatto bene in Serie B, allenatore giovane, sono 3-4 anni che allena. Quindi bisogna avere anche fortuna e la possibilità, perché ci sono tanti allenatori bravi anche che stanno in categorie minori, bravi, che non riescono ad avere la possibilità di allenare squadre importanti. Quindi io ce la metterò tutta, chiaramente, per quello che ho fatto e la mia idea di gioco e di trasmettere ai miei giocatori. Sistema quale? Sistema in base anche ai giocatori che c'hai. Se c'è la fortuna di fare la squadra in Serie A, allora 4-3-3 è quello che mi piace di più. Però adesso purtroppo nel calcio c'è questo 5-3-2, 3-5-2, come si chiamare, che paga un po' di più, no? Più compatto. Sì. No, però, se posso dire la mia, non ha ancora vinto nessuno col 3-5-2. Sì. Conte. La Juve ha vinto da 7 scudetti. Ecco, si vede che, no, che lui segue solo il Lecce, giustamente. Sì, però voglio dire, in Europa non ha vinto. No, in Europa no, non è un modulo forse adatto, sì. Europa poi si passa a un livello superiore, che vincono sempre quelle con più qualità. Parte ogni... Cioè il Napoli di Mazzarri, con Cavani, faceva anche un buon calcio, no? Veloce, però poi alla fine... Sì, non era ancora a Napoli pronto per lo scudetto. Sì, non era ancora pronto. Perché a parte Cavani e Lavezzi, il resto della squadra è una squadra mediocre, normale. Vabbè, mo non ti abbacceri pure tu. Sì, però la squadra media, classifica, di cioè, mediocre, insomma, il Benevento è scudetto, era... Salutiamo gli amici del Benevento. È eccessiva la scudetta, anche se ha fatto grandi cose la squadra, perché in Champions ha fatto bene. Sì. Quindi, sai, tanto merito a Mazzarri. Io non so se siete d'accordo, nel Lecce degli ultimi anni ci sono stati molti personalismi da parte degli allenatori. E forse qualcosa per strada ce la siamo persa per questo. Non so se siete d'accordo. Un po' Lerda, un po' l'anno scorso Padalino, un po' quest'anno anche Liverani. Ma io ho seguito tantissime Lecce questi anni, anche allo stadio ci sono andato. E secondo me il problema principale è che a Lecce sta stretta questa categoria. Il tifoso è stanco. Sì. Non ce la fa più a questa categoria. Quindi quando sei lì per arrivare al traguardo e perdi una partita, c'è tanto disfattismo, c'è tanta negatività intorno alla squadra, e questo secondo me alla fine penalizza solamente la squadra, perché momenti difficili anche quest'anno, no? La squadra prima, seconda, momenti difficili, là si deve ricompattare l'ambiente per dare forza alla squadra e per cercare di aiutarla, perché comunque il giocatore che gioca a Lecce, tanti giocatori vengono qua da altre squadre facevano i fenomeni, vengono qua e ci fanno un calcio mediocre, perché la piazza di Lecce è pesante, no? Un po' come il centro di Napoli. Questa risposta è un po' alla Valdez, cioè un po' sfuggente. Da dribbling, no, sempre. Portare la maglia a Lecce non è come portare la maglia del... Canicattì. Il Pordenone, ad esempio, anche se è una grande società, però... Salutiamo gli amici del Pordenone, se ci sentono. Una grande società, un presidente importante, serio. È diverso portare la maglia del Lecce, perché comunque ogni domenica fa 10-12 mila spettatori. Pesa. Pesa, ma l'ho vista sulla mia pelle. Ad esempio, una cosa è giocare a Bologna, sì, una cosa è giocare a Napoli. Certo. E Lecce in Serie C è così. Lecce in Serie C è la Juve, il Napoli, è come tutto. Tu che l'hai indossata in Serie A quella maglia, e hai giocato da protagonista in Serie A, in Serie C per te era una passeggiata quella maglia, con tutto insomma il rispetto, eccetera. Sì, però sai, quando sei costretto a vincere il campionato, sei la favorita, ma non è mai facile, in qualsiasi categoria, soprattutto a Lecce che devi vincere, perché devi vincere. Poi veniamo da 4-5 anni, non ricordo più quanti anni, 7 sono passati, mamma mia. Che purtroppo stiamo ancora in questa categoria, diventa tutto più pesante. Tutto più pesante. Per chiudere... Tu ce l'hai le magliette? Sì, tante. Quelle con lo scudetto ce l'hai? Certo. E come? Io c'ho mio fratello che le colleziona tutte le mie maglie. Lui a volte le compra anche su internet. Che magari quando ero più ragazzino regalavo le maglie, sai? Sì. E mi capita che una serie di maglie di colore non ce l'avessi, e lì va e le trova e le compra. Quindi mio fratello ce l'ha tutte.
io ce n'ho abbastanza, poi non tutti, cioè più lui di me. La maglia più preziosa che hai? Tua e poi una di un altro giocatore? Ah, sicuramente quella dell'esordio all'Olimpico contro la Lazio. Quella è la prima, quindi. E poi c'ho quella di Maradona. Un giocatore così. Addirittura. A caso. Sì, me la regalò il papà. No, 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 questa è originale. Ma è sua originale, cioè. Originale. Sicuro, perché poi a Napoli lo sai com'è, no? Vendono l'aria. No, l'aria, no, di Napoli. Quelle là non le fanno finte. Quindi i cinesi le fanno finte quella. Vabbè, non per sapere i fatti tuoi, ma. No, quanto l'ha pagata? No, l'hanno regalata al primo gol che facevo in Serie A, il papà di un mio amico. Ma non ci fatto vedo, sì. Mio amico Orlando, mio amico del quartiere dove sono cresciuto. Il papà di fortissimo in Napoli ce n'aveva due di maglie. E mi disse, il primo gol che farai in Serie A, pensando che non facessi mai gol. Quando segna questo? Infatti ho fatto uno, come giusto. Ma l'hai quantificata? Quanto potrebbe valere una maglia di quel genere adesso? No, valgono, non è che te la vuoi vendere, tanto non ce l'ha. No, no, a parte non ho... No, valgono un bel po', però non ci penso proprio. La tengo lì per mio figlio Edo quando crescerà. E amen. E amen. Mi raccomando, no, Edo, non fare... No, voga tuo figlio. Mio figlio solo c'ha due anni, quasi due anni, quindi si diletta già a giocare. Dico, però già. Gli piace. Sì. Terzino destro o sinistro? Secondo me farà calcio col destro. Calcio col destro. Troppo sì. Vabbè. Però facciamo abito anche a sinistra. Però il mancino, dai, è proprio. Nasce così, è una cosa. Sono proprio, i mancini sono rari. Sì, sono pochi i mancini. Però si gioca da sinistra anche da destro, voglio dire. Sì, ormai sì. Infatti lo farò abituare un po' a giocare con mancino pure. Un po' così. A mille fasce. Sì.